Buongiorno amici, questa mattina ci troviamo nella selvaggia e bellissima Valle di San Lucano. Abbiamo lasciato la macchina a Col di Pra e oggi andremo a fare il famosissimo cuore delle Dolomiti tornando per le Pale di Balconi e dietro di me Casera Campigat. Vamos! E a fare questo giro non saremo da soli, ci sono anche Alex, che quindi vuol dire che il giro non è segnato, Cristina e Andrea. Ciao! Tra poco abbandoneremo il sentiero per scendere un canalino e poi salire per quella fessura. Questa forse è la parte peggiore della salita, cioè la discesa per questo canalone dove corre sempre tanta acqua, quindi è abbastanza rovinato e un po' una porcheria. Siamo scesi dal canalone, che è un ottimo banco di prova, perché se venite giù per il canalone sapete che potete affrontare tutta l'escursione. Volendo c'è anche un ancoraggio con tre chiodi per fare una calatina, ma sì, si può andare giù tranquillamente disarrampicando. Rispetto a tanti anni fa quando eravamo venuti, ora il sentiero è ben evidente e ci sono anche parecchi ometti, quindi la traccia, diciamo, è ben individuabile. Bene, da qui iniziano un po' di roccette attorno al primo grado. Oggi è un po' bruttino perché è tutto bagnato, però si va su abbastanza agevolmente. Ultimi metri e ci siamo! Siamo quasi arrivati al core, però mi raccomando, ricordate che questo non è un giro che trovate sulle cartine e quindi conviene sempre venire con qualcuno che c'è già stato o qualcuno che conosce bene il posto o guide alpine. In rete trovate anche tante relazioni e vedete un po' voi, in base alle vostre capacità, in base anche a questo video, valutate se fa per voi o no. E che dire, ecco il core, brava. Niente cima, però massino lo stesso. Sì. Ecco il core, scusa. Poromatico. Bravo Alex. Bellissimo. Ecco il pugnetto. Via. Grandi. Allora il giro non è finito e adesso su per le creste. Lasciati il cuore alle spalle e ora continuiamo via per le creste della Pale dei Balconi. Veramente stupendo, guardate.
Appena oltrepassate le creste si inizia una piccola cengia che ci porta qui in cima, poi scenderemo e faremo un'altra bella cengia fino ad arrivare a dei bei prati con un bel pianoro. Com'è la gita? Speciale. Senza parole anche questo giro. Comunque, se non vi ricordate, Alex era con noi nel giro degli Spitz e anche nel video di cosa si mangia al Sora Sas. Della gita. Bella figata. Sempre un'emozione arrivare al core, veramente. Poi tipo fare tutte queste creste qua è ancora più bello secondo me, perché tornare indietro dalla stessa un po' X mesi per di qua è veramente molto divertente. Super consigliato. Ora continuiamo via per di qua, saliamo via qui, andiamo sotto e poi saliamo. All'uscita dell'ultima cengia si arriva in questo pianoro. Guardate che spettacolo. A parte la nebbia che ci ha accompagnato per tutta la gita, ma guardate che roba, tanta tanta roba. Dietro di me è la cresta dove siamo saliti. Ultimi 100 metri e poi inizia la discesa. Se lo riconoscete, l'imponente Agnera, salito la settimana scorsa, e vi lasciamo il link del video sia qua sopra che in descrizione. Siamo sbucati sull'altipiano delle Pale e adesso continuiamo via dritti fino a imboccare un canale che ci riporterà ancora a Malga Campigat. L'altipiano delle Pale di San Martino è un altipiano carsico, infatti si può ben vedere gli effetti dell'acqua sulla roccia. Attraversare l'altipiano in caso di nebbia può essere un po' pericoloso, perché non ci sono grandi segnaletiche e è facile perdersi, vista anche la vastità del posto. Quindi se la giornata è un po' incerta vi sconsiglio di venire a fare questo giro. Ora ci colleghiamo al sentiero Kai che porta alla Fradusta e scendiamo per il van delle pite, ovvero delle pernici. Guardate ragazzi, abbiamo appena trovato un fossile, però lo lasciamo qua nel suo ambiente. Ci siamo ricongiunti a questa mulattiera militare utilizzata durante la prima guerra mondiale, dove i soldati trasportavano sia armi che viveri su nell'altipiano proprio sopra noi. Adesso continuiamo per il sentiero 761 in direzione di Casera Campigat, dove lì si concluderà anche il nostro giro ad anello. Siamo arrivati a questo bivio, proprio dove inizia anche la nostra salita al core. Appena qua dietro c'è il canalone e invece questa è tutta la parete che abbiamo fatto questa mattina. Dietro di noi si può vedere Casera Campigat, quindi possiamo concludere qui il video e anche il giro. L'escursione è di circa 1500 metri di dislivello e con una buona relazione le tracce che ci sono adesso, insomma, il sentiero è abbastanza evidente. Tuttavia è da prestare molta attenzione perché non è segnalato CAI e in caso di nebbia, insomma, la traccia non è proprio così evidente. Adesso ringraziamo i nostri amici che ci hanno accompagnato in questo bellissimo giro. Ciao! Ciao. E ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao ciao! Ciao. Ciao.